Tutto quello che mi resta sono pochi capelli in testa, ed ogni volta che mi specchio ho 20 anni e sembro un vecchio. E per sopperire alle mancanze faccio sempre molte vacanze, e Italia, Francia e Turchia, sperando che la tristezza vada via, ma l'operazione non è riuscita. Mi ritrovo in testa i peli della figa, i peli della figa, i peli della figa. Benvenuti ai Ken La Fan, ragazzi. Ciao, Buonasera. Ma allora, qualcuno secondo me vi riconosce perché siete reduci da un palco molto importante, quello di X Factor. E io per prima ero lì che vi tifavo, sappiatelo nel caso. Grazie davvero. Anche noi. È il motivo per cui stasera siamo qua. Allora, innanzitutto vi collegate dall'Abruzzo, è vero, da Farindola, mi dicono bene? Da Penne, sì. Ecco, perché avete lo studio lì, giusto? Sì. Ok. Siete nati nel 2018, vero? Raccontatemi un po', perché sicuramente portate un genere molto singolare, un electropop vicino a un trash emozionale, cosa che mi intriga parecchio. Chi è che mi racconta un po' come vi siete conosciuti? Facciamo l'introduzione parrocchiale con sì, Don Carrasco. Prego, Don Carrasco. prego, sono molto contento, sorella. Prego. Di introdurre i miei compari. Sì, nasciamo nel 2018 in maniera molto casuale, nel senso che nessuno di noi aveva un gruppo, quasi nessuno, cioè ognuno stava per cavoli suoi. Che cosa è successo? Ci siamo rincontrati in paese, perché veniamo tutti dal paese, abbiamo tutti un'età diciamo differente, e quindi tra una braciolata, una festa, una rostellata, una cosa e un'altra, sono cominciato, cioè chitarra e voce, questa era la sensation. Sì. E quindi poi da là praticamente abbiamo cominciato a registrare queste improvvisazioni, perché fondamentalmente il progetto nasce così, e tutto i testi sono improvvisati. Poi ci mettiamo un po' mano agli arrangiamenti, abbiamo cominciato quindi appunto a registrarli banalmente con il telefono, e vedevamo che era una roba interessante. Piano piano abbiamo diciamo così costruito quello che poi è la band effettiva ufficiale, che oggi conta 6 elementi. Nel corso del tempo era formata da 5, insomma, sì. È un periodo eravamo in 4, però adesso siamo in 6. Siete stabili. Squadra più allenatore da calcetto. Vedo, manca l'angelo, la parte diciamo per fondamentale. Per fortuna, perché? Cosa succede? Devo fare delle benedizioni in giro oggi, non potevo. Okay. Per fortuna degli altri, insomma, per fortuna degli altri, non mia, insomma. No, per fortuna del mondo è in giro a dispensare sanità. Gli fischieranno le orecchie stasera, almeno quello. E la voce perché ha lo scotch sulla bocca? Se sapevo me lo mettevo anch'io, che facevamo tendenza. Prego, si può scorciare o certo. È un problema? In pratica siamo comunque in tanti, no? Quindi da oggi in poi ogni tanto uno di noi si muta, si scoccia. Ecco. E così non ci sovrapponiamo troppo. Così non ci sovrapponiamo troppo per anche delle dinamiche temporali.
astrali, ideologiche. Ideologiche. Ho capito, capito. Beh, giusto, giusto. L'importante è che non mi scoccio io, sennò diventa univoca l'intervista. Speriamo di no. Un tempo anch'io suonavo la chitarra, poi fortunatamente abbiamo preso un'altra strada. E i mezzi erano quelli che erano, quindi le mani erano quelle che erano. Esatto, le mani erano quelle che erano. E quindi poi adesso alla chitarra c'è il mitico pollice indietro, Enzo il Saltuario. Enzo il Saltuario, ok, ok. Enzo il Saltuario, quindi chitarrista, meno male. Ok, passiamo la parola, Enzo. Ok, io sono l'ultimo arrivato in realtà. Infatti, perché io ero rimasta ad Esvai comunque. Sono l'ultimo arrivato, ho ricevuto questa chiamata dal cielo. Come accettare? Esatto, non ho potuto rifiutare, è stato un obbligo, diciamo, un dovere, ecco. Certo. E quindi alcuni qui ne ho voluti. Sì, Joker, allora, alla voce di Svai, facciamo così un piccolo recap, attuale, no? Alla voce di Svai, che lui anche è conosciuto come Neil Bickenberg, poi c'è Enzo il Saltuario, chitarra acustica, chitarra elettrica dietro di me, Picozzo, alla fisarmonica Stura Armonioso, al pad delle orazioni Don Carrasco e poi all'angelo tutto il resto. Esatto, grazie. Come è stata l'esperienza X Factor? Avete colpito, diciamo, Fedez, Dargen? Com'è stato quell'esperienza? Sicuramente interessante anche a livello, diciamo, di scoperte e di incontri. Posso dire anche sulla tempistica, il fatto che lei abbia detto breve, secondo me è stato importante. Brevi ma intensi. Doveva essere breve, sì, perché sì, altrimenti sarebbe andato tutto in rovina, no? Cioè, conoscendo un po' tutti i polli di questo pollaio, sarebbe stata un'esperienza impossibile da affrontare. Invece, avevano già deciso poco e spesso, poco e buono. Una strage di galline sarebbe stata. Una strage, però. Però divertente, molto stimolante. Divertente perché siamo andati insieme, quindi siamo amici. E amici e amiamo la bici. Amici e amici, bello questo. A me siete piaciuti tantissimo. Avete portato il calvo, ricordiamo, per chi non ha visto l'esibizione. Bella. Di recuperare, assolutamente. Fine. Ma perché c'è anche chi non l'ha visto. Esatto, sai, ma uno, due, ecco. Ah, ok. Beh, sì. Pochi ma non buoni. Sì. Perché la scelta proprio del calvo di questa canzione a X Factor? Forse anche per l'angelo. È una forse tra le primissime. Forse la prima tra le primissime. E poi l'angelo, diciamo che è stato la fonte di ispirazione, è stato fondamentale per la scrittura, per la stesura del testo. Quindi, diciamo, per queste due dinamiche. Sì, diciamo che è un po' il manifesto di quello che siamo: disperati, innamorati, depressi, e alla fine, però, ce la facciamo in qualche modo e non ci facciamo abbattere. Urlanti. È un po' così, forse. Giganti urlanti. E ricordiamo il primo album, Mi chiamo Ken. Sono andata un po' a sentire tutte le canzoni in questi giorni. Il messicano, Juana Figa, ti ricordi? Mi chiamo Ken. Insomma, invitiamo il pubblico ad ascoltarle. Assolutamente. Che mi dite di questo album? Mi chiamo Ken, molto carino. Simpatico, un po' il manifesto, da pezzi amori, manifesti a tutte le parti. Sì, perché è stata, diciamo, una raccolta di esperienze passate insieme, praticamente, sì. Come se fosse un diario di bordo. Mm-hmm. La nostra prima presentazione ufficiale, quindi sta un po' di tutto, diciamo. Anche quasi di vita, sì, in quel momento.
cioè praticamente un anno trascorso insieme in musica raccolto in un album, i primi pezzi diciamo che abbiamo creato così e l'abbiamo... Sì, perché appunto ogni pezzo poi appartiene ad una serata diversa, ad un compleanno del nostro amico, dove stiamo sempre là con la chitarra, insomma, a fare un po' di casino. E quindi è bello anche quello, è un po' un album dei ricordi, è una sorta di carta d'identità di quel periodo. E Nadia chi è? Nadia c'è una storia bella simpatica. Allora, su Nadia c'è una bella storia. Eravamo ad un Halloween, forse il primo Halloween che ci siamo travestiti, no? E niente, bella serata, molto divertente. Poi sul ritorno di casa incontrammo una ragazza che si chiama appunto Nadia. E quindi poi da lì parte la canzone, che ovviamente ha una riflessione, poi non rispecchia quel che è accaduto ovviamente la sera, ma un'esagerazione del momento vissuto, racconta una possibilità, ovviamente magari sì, una situazione che può accadere, non piacevole, quindi mettersi anche nei panni di quella dinamica proprio. Sì, vestire gli abiti di qualcun altro e diciamo cercare di dissacrare in un certo senso dei momenti che possono essere spiacevoli, insomma, è un po' quello che fanno i registi, no? Oppure chi decide di produrre un film fa vedere determinate cose, ma è ovvio che poi nella vita privata il regista si auspica che non faccia così. Esattamente. Infatti, e invece se fosse un mea culpa del giorno prima, giustamente troppo forti. E la danza di Sclappi? Danza di Sclappi è altro pezzone. Ovviamente Sclappi è il nostro angelo, quindi apre e chiude in maniera ciclica l'album. Ed è un mantra, il testo della canzone, della danza di Sclappi e dei suoi baffetti. Basta, questo. Quindi omaggio alla musa, omaggio a Maggio. Giustamente. No, all'inizio lo faceva sto balletto che era abbastanza inutile, tra l'altro che era tipo così, classica cosa. C'è una vera danza di Sclappi, però poi non l'ha mai fatta, non l'ha più portata in giro, niente. Performance finita lì. Però peccato, la vorrei vedere in diretta, ma non c'è possibile, vabbè. Ci organizzeremo in qualche modo. Magari la potremmo riproporre per il pelo tour, appunto, che stiamo esatto, facendo. Esatto, in un live. Rubando. Infatti. Tutto in live, però, a loop, dall'inizio alla fine, danza di Sclappi, per sempre. Se 2 ore, solo sì, quello. Beh, almeno fa qualcosa, almeno si muove un po'. Infatti, no, perché... Non sta fermo live un po'. Come i Rocket Punk. I giudici non hanno mica capito il ruolo fondamentale, poi, di lui. Quindi... È che l'hanno vissuto poco tempo, quindi vederlo 2 ore fermo è un altro impatto rispetto a 5 minuti. Lui. Infatti. Sì. È impegnativo pure da guardare fermo là 2 ore. Durante un live di 2 ore ovviamente si può apprezzare al massimo ciò che lui riesce a non fare. Esatto. Non è facile, sfido chiunque. Non è facile. Sfido chiunque no, vabbè. A ripresentare un atteggiamento del genere per 2 ore non è facile, secondo me. Assolutamente. E tua madre? Un altro tipo. Oddio, non so perché pensavo che adesso tutto bene, grazie. No, ti giuro, ho avuto un attimo. Come fa a conoscere? Tua madre è il secondo lavoro, tra l'altro. È uscito con un'etichetta. Citiamola l'etichetta. Sì, la Home Records. Gianni per sempre con noi. Di Macerata, sì, salutiamo Gianni. E Angelo, ed è il lavoro del 2021. Sì, quindi durante la pandemia ci siamo mossi per molto intimo. Scritto la chimica, bella la chimica con la K. La chimica è bella.
La chimica fa fare qualsiasi cosa, insomma, è importantissimo. Eh beh, è fondamentale. Invitiamo a vedere il video con una grande partecipazione su YouTube. Esatto. Un gran bel video con... Sì, con due ospiti d'eccezione. Sì, dei personaggi pazzeschi. Ah, sì. Mandiamolo subito, dai, regia, dai. Prego. Chimica e a 50 anni è uscita di testa. La chimica, la chimica, la chimica, la chimica è bestia. Carrasco con la chimica non riesce ad ingrassare. Carrasco con la chimica si sta ammazzando. La lonzi che rubare che era per Madonna. La lonzi che rubare che era per Madonna. Con la chimica si sta ammazzando, domani alle 7 deve stare lì lavorando. La chimica, la chimica, la chimica è bella. E non mi basta un pomodoro con una cazzo di stotella. Beh, ne valeva la pena, mandarlo, la chimica. Forse è anche la mia preferita.
di tua madre, che non è tua madre, sbagli. Forse anche la mia, dai, per stasera anche la mia. Beh, sì, la mia. Sì. E poi cosa c'è? Cosa c'è dentro? Piange la città? Nuvole? Quella mi sa, piange la città era proprio legata alla cisura. Lockdown. Sì, vabbè, comunque. Insomma, anche altri, sì. È un po' più triste, diciamo, il momento era triste, noi eravamo tristi, la musica era triste. Eravamo tutti tristi. Il mondo. Piange la città è una pioggia di purificazione da tutto quello che c'è. Nel mondo, esatto, un antidolorifico proprio naturale, no? Come un po' quella la sensazione. Però ci stanno anche altri pezzi, sempre di tua madre, mi viene in mente Pesciolino, sì. che culla molto da viaggio, quindi se stai magari in macchina e sei un po' pensieroso, Pesciolino accompagna bene. È vero, accompagna molto bene il viaggio. Sì. È vero. E poi come il primo album, diciamo che non è che una struttura diciamo sonora che segue o anche di testi che segue una logica, cioè come se fossero pillole di vita, quindi ci sono tantissimi argomenti che andiamo ad affrontare ogni volta e insomma ce li prendiamo in carico. Più passeggiate nello stesso bosco. Esatto, va bene. Ci sta. E chi è che scrive maggiormente? Un po' tutti oppure c'è... Lui improvvisa più che scrive. Il cantante, sì. Diciamo che sia musica che testo comunque sono sempre improvvisate al momento, la maggior parte, forse un buon 90%, forse pure di più, sono musiche e testo improvvisate, quindi situazioni goliardiche o anche non, quindi tutte le situazioni, insomma, escono fuori spontaneamente così, quindi per questo magari anche i testi toccano differenti tematiche, perché banalmente durante una giornata ognuno di noi vive più... più situazioni, sente emozioni differenti, quindi può sembrare nessun problema, non c'è nessun problema. Esatto. E quali sono i gruppi magari che comunque vi hanno ispirato a portare questo genere? Perché a me quando siete usciti, adesso prendetelo come un complimento, ma mi avete ricordato gli Schiantos, è un complimento, l'hanno detto, sì. Elio le storie tese, ecco, proprio come imprinting, no? Poi ecco, prendetelo come volete, ecco, però da parte mia è un complimento. Ma in realtà veniamo da mondi musicali completamente diversi. Quindi forse è proprio il cocktail, la commistione di questi elementi che ci ha portato verso, diciamo, una piazzetta comune, no? Abitavamo tutti in zone diverse e siamo arrivati a quel punto. Lui, per esempio, tu che ascolti? I Luna Pop. Ok, insomma... Old school. Enzo il Salquario degli ascolti più di cantautorato italiano, anche perché non capisco l'inglese. Sì. E poi c'è tu ascolti delle influenze generiche. No, stai male. Sì. Diciamo i must che ho, che mi sento addosso sono Battisti e gli Smiths, così per fare due nomi soli. Gli Smiths sono nuovi. Ci sta un sacco di roba. Poi c'è Sturl, fisarmonicista, che tra l'altro è anche frontman di una band folk, quindi insomma. Dai, quale? Io i miei generi musicali sono, a parte il cantautorato italiano, ma vengo da un mondo di orchestre, cioè nel senso che ho sempre avuto orchestre di musica folk abruzzese e liscio, diciamo, in particolare. Bellissime, tra l'altro. Sì. Il nome del gruppo dove attualmente sono, oltre a loro, si sono discordati. Saluto gli scontati, grande Fernando e Batterino. E poi vabbè, io
più dal mondo tecno, faccio tecno ecclesiastico ovviamente da un padre, da buon pastore, e poi anche ovviamente sì, i vari battisti, tutto quello che è il mondo degli anni 70, 60, 80, italiano. Diciamo che Battisti è l'unico che ci accomuna, diciamo, che era il centro della piazzetta dove ci siamo trovati. Gli accordi che sentiamo, penso, da sempre, un po', no? Con tutti gli dischi dei nostri genitori. Certo. Un po' quello. Diciamo che è molto distante da quello che fa Battisti, ma non troppo, nel senso che può essere una componente sicuramente emotiva molto forte. Poi ovviamente la forma è totalmente diversa. lo spero per lui che pensi la stessa cosa. Credo proprio di sì. Quindi c'è questo Pelo Tour. Pelo ovviamente non è un caso, vero? Per forza. Insomma, no? Il calvo insegna, no? È proprio la ricerca del pelo, perché il calvo non ha peli, e quindi cerca nel tour cerca i peli in tutta Italia. Vediamo un po' dove li troviamo, quanti ne troviamo, quando sono, se saranno ispidi, lisci, ricci. La parrucca nazionale. Sì, facciamo un maxi collage di peli in tutta Italia, vediamo un po' che succede. Ma venite il nostro pelo, sicuro. Mettiamo sotto anche sovrimpressione. E venite anche in Liguria. Con un numero verde. Sì, sicuro. In Liguria, speriamo di sì, non vediamo l'ora. Dai, io appena... mi metto in prima fila, Appena abbiamo delle notizie certe dalla regia, ovviamente sarete i primi a saperlo, e non vediamo l'ora, ovviamente. Poi volevamo, non sapevamo. Ok, allora... Come ho detto. bene. Ringraziamo anche Elena, che grande Elena. Esatto, bravissimo. Grande. Ci sopporta. Sì. Indubbiamente è una grande. Sopporta e ci supporta. Non ho dubbi. Speriamo anche noi. Avete qualcosa da dire che non abbiamo detto, che vi fa piacere di seguirvi ovviamente sui social? Detto anche qua, teniamo molto, è piano Merlo che la fratta è poca. Eccoli. Tradotto. Perché? Perché di merli ce ne sono tanti e di fratte ce ne sono poche. Per fratte intendiamo una boscaglia, dei cespugli, una macchia. E quindi i merli fanno i furbi e poi si nascondono. Ma se i merli sono tanti e le fratte sono poche, non c'è spazio per nascondersi. Quindi piano Merlo che la fratta è poca. Perfetto, lineare, giusto, logico. Bene, ragazzi, mi ha fatto piacere, ci siamo anche un po' divertiti. Dai, una promessa. Il piacere è tutto nostro. Yes, applauso. Grazie. A voi l'applauso. Ringraziamo anche tutti, una mano anch'io virtuale, ovviamente. Ringraziamo anche tutti i miei brand partner, i miei sponsor che mi supportano questa trasmissione, e poi quando venite in Liguria vi portano anche in un music corner dove sto seguendo la promozione, e stasera mi ha dato un vinile per voi, guardate un po', Pelé. Bellissimo. Stupendo. Guardate com'era figo, tra l'altro. Pelé va quasi rima al pelo. Esatto, infatti io ho detto questo è per i ragazzi Ken La Fan, è perfetto questo vinile. E questo il pelo Pelé. Esatto, mi siete venuti in mente, ho detto quale gruppo posso più perfetto di voi. Posso pubblicizzare. Poi l'outfit di Sergio Mendes dietro, direi che è bello, è nostro. È vostro, è proprio un disco.
Anche perché sta tornando di moda il pantalone a zampe. La moda di una volta è la moda del domani. Quindi questo venitelo a trovare al mercato dell'usato di Chiavari, quando venite a Chiavari. Assolutamente, molto molto volentieri. Quindi. Bene, adesso lasciamo il pubblico con un altro video, dai. Sceglietelo voi. Sì, dai. Il video non lo so che vogliamo fare, che bello essere veloci. Oh, Wanna Figa, anche Wanna Figa, dai, bello. Andiamo in bellezza. Bello, ha un ritmo tra l'altro che non riesce a stare fermo. Estiva, Dai. Così. Va bene, grazie. Grazie a te. Grazie mille. Buona serata. Buon appetito. Fate i bravi, mi raccomando. Certo. Lo siamo. Ci penso io. C'è lui che ci controlla. Te lo ricordo, erano giorni, perdevo tempo e andavo avanti, i miei ricordi tanti, i tuoi ricordi e le delusioni mentre mi lasci. E tu lo sai che perderai col tempo la vista, che hai bisogno di un analista, perché serve un esorcista. Anche a te tua madre è una puttana, una zoccola l'altra settimana con un vecchio, è lei che grida dentro un gabinetto, io mi rivedo invece in quel vecchietto. E fratello lo sai, picozzo fai schifo al cazzo, oh picozzo fai schifo al cazzo, questa è una battle, battle figa, wanna figa, wanna figa, wanna. Qua. Beh, è giusto. I wanna feel.